Buongiorno a tutti e bentrovati al mansueto appuntamento presso il Centro CUFRAD, uno spazio di ascolto e di riflessione grazie al quale i nostri ospiti, hanno la possibilità di poter raccontare la loro esperienza di vita. Oggi ho il piacere di avere qui con me il signor Marco, che per la prima volta racconterà il suo percorso di vita e le difficoltà che, durante tale percorso ha incontrato. Lo ringrazio di aver accettato il mio invito e poiché la sua vita è stata molto ricca di varie difficoltà che sono poi emerse durante l'età adulta, Marco, le chiedo di raccontare un po', fin da piccolo come questi avvenimenti poi siano riusciti ad influenzare, il suo percorso attuale. Buongiorno a tutti, sono Marco appunto e ho 31 anni e che dire, la mia vita di quando ero bambino era una classica vita come tutti i bambini, cioè una vita caratterizzata abbastanza nella tranquillità, nella serenità. Ho questo ricordo di mia mamma che diceva sempre che a differenza di mio fratello ero un bambino abbastanza tranquillo dove lì lo mettevi e lì stava e non creava nessun problema. Quindi la parte della mia infanzia e anche della mia adolescenza, che comunque avevo uno sport, giocavo a pallone a livello professionistico, andavo bene a scuola, non ho mai creato grossi problemi alla mia famiglia. Il problema principale è iniziato ad arrivare nell'età della maggiore età, dai 20 fino ai 24 anni, dove appunto lì ho iniziato ad avere un po' di problemi perché ho conosciuto per la prima volta la sostanza e che all'inizio era puramente come tutti i ragazzi fanno, la maggior parte dei ragazzi fanno, è proprio per una cosa di divertimento. Però poi dopo si è trasformata in un qualcosa di molto più serio, più grave, al tal punto che sono entrato in piena dipendenza da sostanza. E ricordo solamente che io sono entrato nel tunnel della sostanza proprio a causa di un rapporto finito male a livello sentimentale, dove all'inizio era un qualcosa di abbastanza tranquillo, ma poi si è rivelato veramente deleterio. Marco, quindi lei ci sta dicendo che durante questo percorso di vita nell'età adulta ha incontrato questa difficoltà, questa dipendenza dalle sostanze che, per come lei ci sta raccontando, è legata anche a una dipendenza affettiva da questo rapporto finito male. Io le vorrei chiedere, oltre a questa difficoltà, legata alla relazione con l'altro, anche il rapporto con la sua famiglia, ma in particolare con il fratello, so che lei ha un fratello, come si è rapportato con loro e come poi questo ha potuto influenzare anche questa relazione sentimentale che ha avuto, se le dava dei consigli o invece si sentiva solo e perso. Allora, riguardante i rapporti familiari, nel mio periodo veramente di buio, proprio critico con la dipendenza da sostanza, devo ammettere che ho rovinato veramente tanto il rapporto familiare, al tal punto che i miei genitori dall'esasperazione sono arrivati a denunciarmi. E io ricordo proprio bene che questa cosa mi ha portato comunque ad affrontare anche il carcere. E ricordo soprattutto che il primo mese di carcere che ho fatto avevo un odio profondo verso i miei genitori, perché non riuscivo a concepire come due persone che ti hanno messo al mondo potessero denunciare un figlio. E ricordo proprio che dopo questo mese di odio mi sono guardato dentro e nel mio profondo ho iniziato a capire quanto realmente due genitori provano un amore veramente importante verso un figlio. E allora lì ho iniziato a vedere veramente in maniera diversa questa situazione, anzi, ho capito che l'hanno fatto proprio per salvare veramente la vita ad un figlio. Veramente toccante quello che lei ci sta raccontando, Marco.
Non è facile, posso solo immaginare quanto sia stato difficile per lei perdonare tale gesto da parte dei suoi genitori. Come è riuscito a arrivare a perdonarli e a capire, quindi a raggiungere la consapevolezza che il gesto che loro hanno fatto era semplicemente per un amore così grande, non paragonabile a nessun altro tipo di amore? Cosa ha vissuto in quel periodo? Quali emozioni facevano parte di lei? Ci racconti anche se lavorava, se ha perso, cioè oltre a perdere l'affetto che delle persone a lei care, quali altre cose comunque le sono venute a mancare a causa delle sostanze e per quali sostanze lei stava mettendo comunque in dubbio tutta la sua vita, il suo percorso? Allora, con la sostanza ho perso veramente tantissimo, anzi, partiamo dal presupposto che ero un ragazzo che comunque aveva tutto, avevo un lavoro a tempo indeterminato, avevo una famiglia sana e che appunto con il subentrare della dipendenza da sostanza ha rovinato, quel tutto che aveva l'ha completamente rovinato. Ho rovinato il rapporto con i miei familiari, al tal punto che appunto sono arrivati a denunciarmi e quindi mi sentivo solo, vivevo proprio questa sorta di abbandono, di solitudine che è stata molto, molto importante per me, soprattutto per capire anche qual era il mio reale problema. Perché io ricordo che sempre riguardante l'esperienza fatta in carcere, un giorno, quando un operatore della comunità Kufrad è venuto a trovarmi in carcere, ricordo che mi ha parlato di una dipendenza affettiva, che era una dipendenza a me sconosciuta, non c'ero mai arrivato io che gli affetti, come uno gestisce gli affetti, potesse essere realmente, si potrebbe trasformare poi realmente in una dipendenza. E allora lì ho capito che prima di arrivare alla sostanza, il mio problema arrivava proprio da una dipendenza affettiva, da un rapporto che magari avevo instaurato quando ero bambino, magari con l'attaccamento materno, che comunque è una cosa che sono riuscito a capire in questo percorso, analizzando soprattutto le mie dinamiche familiari e soprattutto il tipo di attaccamento che avevo io materno. Lì mi ha fatto capire un pochettino tante cose di me stesso. Marco, lei ci sta dicendo quindi che la dipendenza affettiva ha compromesso e che ancora oggi lei tratta in modo da poter superare le sue difficoltà. Ovviamente la dipendenza affettiva è una problematica molto comune ai giovani e delle volte non sempre si riesce a riconoscerla subito perché viene a compromettere proprio la personalità di una persona, compromette l'autostima, la sicurezza. Ora io le vorrei chiedere quanto questa dipendenza affettiva l'ha compromessa, cosa attraverso il percorso che ora sta facendo qui in comunità, attraverso le varie attività, il colloquio, il dialogo, ha potuto apprendere, quali strategie l'hanno aiutata a mettere in luce le sue problematiche prettamente personali e come ha imparato a gestire questi limiti e questa sensazione di voler dipendere necessariamente da qualcuno? Allora, inizialmente durante questo percorso ho capito soprattutto che pativo tanto la solitudine, quindi non riuscivo a stare da solo e soprattutto, cosa fondamentale, non sapevo bastarmi da solo a me stesso, che è fondamentalmente la cosa principale che ognuno di noi dovrebbe capire, che fondamentalmente noi siamo più importanti di tutto. Ciò me l'ha fatto capire soprattutto il gruppo, perché quando uno fa una terapia di gruppo, fondamentalmente il gruppo è lo specchio di noi stessi, dove ci riflette tanto, già anche solo da un piccolo rimando, da anche solo una banalità, fa vedere a te stesso realmente quello che sei, e quello già
ti fa un attimino interiorizzare delle cose importanti sulla tua personalità, che poi man mano vengono fuori, perché io ricordo che sono partito in questo percorso affrontando un problema, una problematica di rabbia, di impulsività, dove man mano sono riuscito a capire questi comportamenti, perché arrivavo comunque da dei meccanismi disfunzionali, manipolativi. Io ricordo che nel periodo di tossicodipendenza, come tutti sappiamo, il tossicodipendente è un bugiardo, un manipolativo, ne pensa qualunque cosa pur di arrivare al suo scopo, quello di arrivare a farsi. E quindi questi meccanismi poi fondamentalmente ti rimangono interiorizzati dentro e tu non ne esci più. Io lo posso vedere anche solo in questo anno di percorso che ho fatto. Nonostante non ci fosse la sostanza, questi meccanismi comunque rimanevano radicati in me. Quindi anche con una mente un attimino lucida dal punto di vista di una sostanza, mi accorgevo veramente che questi comportamenti c'erano ancora. E allora lì inizi veramente a entrare dentro proprio la tua personalità e inizi a capire sempre di più dentro, nel tuo io proprio, che ci sono forse delle dinamiche che devi veramente prendere in seria considerazione per poterle cambiare. E questo lo fai comunque con tanti strumenti, tipo la terapia di gruppo. A me è servita tanta perché, ripeto, il gruppo è lo specchio di noi stessi. Poi ci sono tante attività come il canto, il teatro, dove riesci a far tirare fuori anche quella parte un pochettino, come dire, dove magari ci sentiamo un po' chiusi e non riusciamo ad uscire fuori. Già solo una parte come il teatro riesce un attimino a farti venire fuori, a non avere vergogna di dire quale problema hai, di metterti veramente a nudo su te stesso, perché è la cosa principale fondamentalmente. Bisogna prendere questa consapevolezza che se uno vuole fare veramente qualcosa per se stessi, deve iniziare a togliere questa maschera che alla fin fine ci ha caratterizzato per tutta la vita. Marco, lei quindi ci sta dicendo che queste dinamiche comportamentali ha continuato comunque a metterle in atto anche durante il suo percorso qui in comunità. Immagino che prima, quindi quando si trovava fuori sotto l'effetto delle sostanze, non badava molto alle conseguenze e quindi ai danni che arrecava alle altre persone. Una volta giunto qui in comunità, dopo aver iniziato a lavorare un po' con figure professionali, quando continuava però a manipolare, ad avere quella difficoltà, perché faceva parte di lei, come lei ci ha appena spiegato, come si sentiva dopo? Cioè, riusciva a provare dei sentimenti, a sentirsi in colpa nei confronti degli altri? Quanto i suoi compagni di gruppo l'hanno aiutata? Cosa gli hanno fatto capire? Come è riuscito poi a scardinare quei processi che ormai erano parte di lei? Sì, questi meccanismi che erano tanto radicati, il gruppo mi ha portato veramente a farmeli vedere anche a me stesso, che era la cosa principale, perché io ricordo bene nel periodo dove appunto usavo la sostanza, non mi accorgevo neanche del male che facevo, ma proprio per nulla. Cioè, io ricordo che comunque a livello emotivo e psicologico ho distrutto e annientato veramente la mia famiglia. E in quel periodo lì non potevo vederlo in maniera oggettiva, non riuscivo proprio. Quindi non ci pensavo neanche minimamente del dolore che stavo provocando alle altre persone. Al tal punto che poi qui in comunità sono riuscito a capire un attimino, guardandomi dentro, ciò che stavo creando. E quello che stavo creando era veramente una cosa negativa, dove se io non mi fossi fermato un attimino a ragionare, a dire a Cipicchia, devo un attimino fermarmi e farmi dare una mano, perché fondamentalmente il tossicodipendente pensa sempre di farcela da solo, ma non è così.
è proprio nel punto più importante dove uno ogni volta, tra virgolette, se la racconta, dice ce la faccio da solo, smetto domani, ma poi non è così. E questa è una parte che non bisogna raccontarsi a se stesso. Marco, lei ci sta dicendo che durante la sua vita non badava molto al pensiero degli altri, quindi quando era sotto l'effetto delle sostanze. Ad oggi invece noto di capire che grazie al percorso che lei sta facendo qui in comunità è riuscito solo dopo a capire di avere una dipendenza affettiva, una dipendenza che sicuramente è iniziata molto tempo fa, nel passato, e tutte le modalità che lei ha appena raccontato sono ovviamente tipiche modalità del dipendente affettivo, quindi la difficoltà poi di avere un rapporto con l'altro l'ha potuta comprendere solo adesso, solo il percorso che lei ha fatto, perché ovviamente prima le sostanze la facevano sentire piena di sé, la facevano sentire sicura, ma nel momento in cui lei ha tolto quella maschera che era data dalle sostanze, ovviamente è emerso il vero Marco, la sua vera personalità, e quindi poi è emersa questa dipendenza che ovviamente si è fatta sentire nei confronti della figura materna, quindi nella relazione con la madre, questo attaccamento che aveva fin da un bambino, come ci ha raccontato, un bambino calmo e tranquillo, ma era così attaccato alla mamma perché magari era un bambino insicuro, così come il ricorrere alle sostanze sarà stato causato da un'insicurezza, il voler qualcosa che la facesse sentire molto più sicuro e tranquillo. È riuscito attraverso questo percorso a capire quali siano state le cause che l'hanno indotta a toccare il fondo e magari a avere poi queste difficoltà che ancora oggi sta cercando comunque di contenere. Sì, fondamentalmente il problema è proprio nato appunto da una relazione sentimentale finita male, una relazione che è durata per 8 anni, dove lì ho iniziato veramente poi dopo a sentire il vuoto dentro di me. Ed è lì proprio che nasce questo problema, perché fondamentalmente la parola dipendenza affettiva, dipendere dagli affetti, nasce proprio da un vuoto interiore, da un attaccarsi morbosamente ad una persona, che porta poi, quando magari, come spesso accade, succedono magari delle problematiche, porta poi alla fin fine a spostare su qualche cos'altro, sulla sostanza, sull'alcol, su qualsiasi cosa, su comunque un qualcosa che non è sano. Io difatti ricordo, proprio per mia esperienza, che quando questa relazione è finita mi sono buttato nel pieno tunnel della droga e da lì non ne sono più uscito. Pensavo sempre di farcela da solo, ma poi fondamentalmente annebbiavo quei pensieri e li amplificavo con la sostanza, senza realmente capire qual era la mia problematica, qual era il mio non bastarmi da solo. Era quello, non era nient'altro. Questo vuoto interiore di cui lei ci ha appena parlato, come pensa ad oggi di averlo riempito? Quali strategie funzionali lei ha acquisito attraverso questo percorso di cura? E cosa vorrebbe dire alle persone che in questo momento ci stanno ascoltando? Persone che come lei stanno vivendo un momento di difficoltà, che magari non si rendono conto delle difficoltà che stanno vivendo, sono poco consapevoli magari anche di essere dipendenti, così come dalle sostanze e da dei legami. Cosa vuole dirci per essere di aiuto agli altri? Ma la cosa principale è che mi definisco ancora noi tossicodipendenti, perché fondamentalmente lo siamo. Che il tossicodipendente sa quando è veramente è il momento di farsi dare una mano, perché purtroppo una brutta cosa
di chi usa per tanti anni la sostanza, che una cosa che è bravo a fare è raccontarsela. E quindi dentro di sé ogni tossicodipendente sa che da solo non ce la può fare, però non riesce ad ammetterlo a se stesso, che è questa la cosa principale. Perché quando tu inizi ad accettare di te stesso delle cose veramente negative che ti porti dentro, allora forse lì vedi anche con una prospettiva diversa il fattore di farsi aiutare. Perché proprio come esperienza di vita, io non pensavo minimamente che avevo bisogno di farmi aiutare. E quindi arrivi a un certo punto della tua vita che capisci veramente che da solo non ce la puoi fare, hai bisogno di un ausilio veramente importante, come appunto l'ausilio di persone competenti come psicologi e tante altre persone, come anche persone del gruppo stesso, i tuoi compagni di gruppo che ti portano la loro esperienza di vita, che è molto importante, e riesce soprattutto a farti vedere delle cose di te stesso che magari hai semplicemente la paura di tirare fuori, perché fondamentalmente è quella, è la paura di uscire fuori, di tirare fuori delle cose che uno si porta dentro. Quindi iniziare un attimino a tirare via queste maschere, che è la cosa principale. Marco, la sua testimonianza è stata veramente importante. Credo che per tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando è stato molto chiaro nel spiegare le sue difficoltà legate alla dipendenza. Quindi io le auguro in bocca al lupo per il suo percorso e inoltre di continuare a credere in se stesso, di capire laddove ci sono delle difficoltà, le cause, per non ricadere nel baratro che anni e anni fa l'ha colpita. Perché quando si è un dipendente affettivo il tutto inizia dalle persone che le stanno intorno, ma principalmente da lei, quindi in questo caso deve soffermarsi sulla sua personalità e sulle sue difficoltà, ma deve sempre credere che lei è importante. E proprio perché lei, come tutte le persone in questo momento che ci ascoltano, che hanno una difficoltà analoga, sono importanti, deve lavorare bene su se stesso, accettarsi sia i pregi che i difetti. Quindi la ringrazio e le auguro di avere una progettualità futura che l'aiuti a poter guardare oltre e che si possa fare dono per l'altro. Grazie.